Onorevole Brescia, Movimento 5 Stelle, la vostra posizione, posizione ferma, come tutte le posizioni politiche sanno essere, ma anche di fronte a queste nuove immagini, se vuole, a questi confini che da una parte sono sicuramente chiusi, dall'altra vogliamo sperare che possano trovare una via d'apertura, ribadiamo, per chi vuole solo passare attraverso quelle nazioni, non invaderle, non diventare stanziale. Assolutamente, io credo che l'Europa o fa l'Unione Europea o non ha motivo di esistere. Davanti a una situazione di questa gravità che ora coinvolge l'Austria e la Germania in prima persona, perché finalmente si sono accorti che i migranti non arrivano soltanto dal Mediterraneo, che quindi non è una questione che riguarda solo l'Italia e quindi una questione da snobbare, ora si fanno vertici dell'Unione Europea una volta a settimana per parlare di questo tema. Io mi chiedo dove sia finita la santa Merkel che era disposta ad accogliere tutti e che secondo me con quelle affermazioni ha creato un'emergenza sul fronte dell'Est. Ora si parla di nuovo di chiusure, si parla di nuovo del fenomeno della migrazione come un problema insormontabile. Bene, noi crediamo che delle soluzioni si possano trovare e soprattutto che si debba affrontare la questione appunto come Unione Europea, formando dei corridoi umanitari per combattere gli scafisti e i trafficanti di persone, perché quello è l'unico modo per portare in sicurezza coloro che vengono veramente dalla guerra, i profughi, chi richiede asilo nei nostri paesi. Onorevole, le chiedo, ovviamente ognuno di voi deve dire la propria, ma tutto questo l'avrebbe anche scatenato, l'avrebbero scatenato le parole della Merkel, una reazione, una folla di questo tipo, o lei non crede che, guardi, non sto facendo l'avvocato di nessuno, glielo garantisco, come cittadina le chiedo, non crede che la situazione disperata delle aree di guerra avrebbe comunque prodotto Assolutamente, la però folla di dire persone che abbiamo fino ad oggi davanti? da un giorno all'altro siamo pronti ad accogliere chiunque e poi 5 giorni dopo ritrattare crea dei problemi ai paesi di Che ne transito e che poi pensate di sono Orban? Che ne costretti. pensate della Io decisione del governo di penso, Orban? noi pensiamo che comunque quella non sia una soluzione, è una soluzione disumana che non dovrebbe essere adottata da nessun paese che vuole stare nell'Unione Europea. L'Unione Europea nasce come qualcosa che doveva allontanare completamente, definitivamente la guerra, queste tensioni sociali di questo tipo. Questo però non significava spostarlo un po' più in là, spostare questi gravi problemi un po' più in là, quindi nel Medio Oriente, perché appunto spostare il problema significa poi Che arriva da un'altra ritrovarselo parte. assolutamente che ci ritornano. La Dobbiamo ringrazio. assolutamente investire sulla cooperazione internazionale, investire sulla risoluzione delle cause che spingono queste persone a venire da noi a cercare benessere, ovviamente, come tutte le persone del mondo. Onorevole Brescia, la ringrazio molto, non vi voglio. Perché io sono capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione di inchiesta sui richiedenti asilo, sui centri d'accoglienza per i richiedenti asilo. Abbiamo avuto in audizione il ministro Alfano poco tempo fa. Al ministro Alfano abbiamo chiesto a che punto si fosse, quali direttive fossero arrivate dall'Europa per impiantare questi hotspot e non ci ha dato assolutamente alcuna risposta. Evidentemente arriveranno nei prossimi vertici, ma non si è organizzato ancora nulla. E su tutto il sistema d'accoglienza e tutto il sistema dei centri d'accoglienza in Italia c'è una situazione molto grave. Io vi voglio dire già sin d'ora, segnatevi questo nome, i CAS, sono i centri d'accoglienza straordinari, perché ne sentiremo parlare tantissimo, saranno la nuova frontiera del disastro dell'accoglienza in Italia. Oggi come oggi abbiamo 90.000 richiedenti asilo ospitati nei nostri centri, di cui 60.000 sono ospitati in questi centri di accoglienza straordinaria. Questo vuol dire che noi stiamo gestendo ancora una volta questo fenomeno che è strutturale in maniera emergenziale e nell'emergenza si infila l'illegalità e abbiamo visto tutto quello che è successo con Mafia Capitale in cui tutti i partiti sono coinvolti. La misura è colma. 20 secondi, mi dica la sua. Sì, in 20 secondi le dico che è fantastico perché lo sa bene il PD, lo sa bene Berlusconi.
Berlusconi, gli unici a non saper nulla sono i cittadini italiani, perché questi si fanno le riforme nei segreti palazzi. Riforme che io credo sono gli italiani, riforme devastanti, gli italiani, perché il Senato, così come conto, lo volete fare, è qualcosa si renderanno di conto assolutamente che insensato. Il processo legislativo, allora, togliendo sì, una lasciando, delle due Camere che rende. No, non la state togliendo, perché la state lasciando e state permettendo magari a delle persone che sono nei consigli regionali in odore di mafia, in odore di corruzione, di accedere all'immunità parlamentare. Allora vi fermo. Questo state facendo. Allora,